Oggi ti parlo di un particolare stile alimentare che si rifà addirittura all'alimentazione seguita nel Paleolitico. Hai già capito? Oggi ti parlo della paleodieta. Prima però, se desideri altri contenuti come questi per garantire il miglior benessere al tuo cane o al tuo gatto, iscriviti al canale perché a te non costa nulla e supporta tantissimo il nostro lavoro. La dieta paleo è uno stile alimentare che è stato in realtà originariamente messo a punto per l'uomo ed è stato poi esteso anche al cane. Le sue origini infatti risalgono ai primi anni 2000, quando Lorraine Corden, nutrizionista e professore della Colorado State University, pubblica il suo libro The Paleo Diet, e cioè la dieta paleo, a cui segue a pochi anni di distanza The Paleo Diet for Athletes, e cioè la dieta paleo per gli atleti. È uno stile alimentare questo che ha come obiettivo quello di far riemergere e rispettare il vero patrimonio genetico nostro e dei cani, ed è piuttosto dibattuto. Ti dico solo che ad oggi, per quanto riguarda l'alimentazione umana, la comunità scientifica contemporanea lo ha definito di difficile applicazione e potenzialmente nocivo per i soggetti più fragili. Varrà lo stesso per i nostri cani? A fine video avrai le idee più chiare, ma adesso capiamo meglio in cosa consiste nello specifico questo tipo di dieta. Partiamo dalla composizione, che dovrà replicare ciò che il cane avrebbe potuto mangiare circa 10.000 anni fa, prima della nascita dell'agricoltura e dell'allevamento. Una ciotola paleo sarà quindi composta in primo luogo da carne, ovviamente cruda e magra, esattamente come sarebbe stata quella di una preda del Paleolitico. Perciò si utilizzano soprattutto carne bianca, selvaggina, pesce, ma anche carni di maiale e manzo, purché private del grasso in eccesso. I volatili dovrebbero essere dati tutti interi, eventualmente macinando tutto insieme, ossa, carne, frattaglie. L'ideale è offrire una sola tipologia di proteina per pasto. Oltre alla carne, nella ciotola si dovranno aggiungere oli vegetali e ciò che il cane avrebbe ritrovato in natura, e quindi frutta fresca di stagione e verdura, soprattutto a foglia verde e che non contenga amidi. E poi uova, bacche, noci e semi oleosi come quelli di zucca o di girasole. Una delle differenze principali tra la dieta paleo e l'altra dieta ancestrale per eccellenza, e cioè la raw, di cui abbiamo parlato in questo video, riguarda gli integratori. Se nella raw erano assolutamente esclusi, qui diventano d'obbligo. Nello specifico è obbligatorio l'utilizzo di integratori di sali minerali per garantire il corretto apporto di calcio e fosforo, omega 3 e omega 6 per riequilibrare il rapporto degli acidi grassi essenziali spesso compromesso nelle carni industriali, e di enzimi digestivi per riattivare la normale funzionalità digestiva necessaria per introdurre questo tipo di dieta. Già da questo semplice elenco di ingredienti puoi capire chiaramente quali sono le principali caratteristiche nutrizionali di questo tipo di dieta e puoi forse già farti un'idea dei suoi pro e dei suoi contro. Fra poco li vedremo comunque insieme. Prima manca ancora un aspetto importantissimo di cui parlare, te ne sarai accorto, e cioè il dosaggio, in termini sia di composizione della ciotola sia di razione giornaliera. All'interno della ciotola la quota più importante spetta ai prodotti di origine animale, che dovranno rappresentare il 50-60% della composizione e dovranno essere così suddivisi: un quarto muscolo, un quarto ossa polpose e due quarti di frattaglie. Il 20-25% della composizione sarà poi costituito da grassi e il restante 15-30% sarà formato dagli altri ingredienti visti poco fa, come per esempio la frutta fresca e la verdura non amidacea. La dose giornaliera per un cane adulto è quella del 2-3% del suo peso da suddividere in uno o due pasti al giorno, mentre quella per un cucciolo è del 4-6% del suo peso da suddividere in 3-4 pasti giornalieri. Tirando quindi le somme, la dieta paleo è una dieta molto ricca di proteine animali, con un quantitativo di grasso non indifferente, senza cereali e molto povera di carboidrati, che sono unicamente rappresentati dalla frutta e dalle bacche. Da questo cosa ne deduciamo? Beh, sicuramente questo tipo di dieta ti offre tutti i vantaggi di un'alimentazione grain free e assolutamente naturale al 100%, senza conservanti, additivi e neppure zuccheri lavorati. Oltretutto, proprio per la sua composizione, la dieta paleo è spesso una dieta molto appetibile per i cani.
Tuttavia devi fare attenzione perché, visti gli ingredienti utilizzati e il loro dosaggio, il tenore proteico e calorico di una ciotola di questo tipo è davvero tanto elevato da non essere per forza appropriato ad ogni cane. Quando si sceglie uno stile alimentare, qualsiasi esso sia, bisognerebbe sempre farlo tenendo bene in considerazione l'età, lo stato di salute, ma anche solo lo stile di vita del singolo individuo. Per questo motivo, se ti trovi in questa situazione o se stai valutando il passaggio ad una dieta naturale, specie se particolare come la paleo, la cosa migliore è quella di rivolgerti ad un esperto, meglio se un veterinario specializzato in nutrizione. In questo modo saprai se è opportuno fare il cambio e se sì, come farlo. Siamo arrivati alla fine di questo video. Se ti è piaciuto, lascia un like e ricordati di iscriverti al canale e cliccare sulla campanella per attivare le notifiche e non perderti i prossimi contenuti.